nella scorsa puntata di Vado a vivere in campagna. Una nuova giornata ha inizio nella vita dei nostri pimpanti, quasi tutto fare. Ed ecco che Nazzi, preso dalla vena artistica, si dedica alla pittura, mentre Mastro Sabino, dopo aver pulito tutta la campagna, per via del troppo caldo, è costretto a tornare a casa, lasciando Nazzi e la piccola Federica a terminare i lavori. Oggi fa veramente caldo, ci sono quasi 38 caldi. Caldi. Si vede che fa caldo, sì. Vi assicuro che si muore, si suda, l'aria afosa. E adesso sono tutto appiccicoso. Comunque sono qui per mandare avanti, nonostante il caldo, il lavoro sulla nostra struttura. E oggi dobbiamo intervenire sulla nostra benedetta finestra. Sì, perché la scorsa volta vi ho chiesto se questo colore vi piaceva, con la speranza che vi piaceva ma non vi è piaciuto, e mi avete chiesto in tanti di farla o rossa o questa volta chiara. E dato che il chiaro questa volta ha sovrastato il rosso, vi accontento, e quindi direi che è arrivato il momento di mettersi al lavoro, di pulire un attimino sta benedetta finestra e di sperare che venga fuori qualcosa di buono. Ma prima di iniziare i lavori vi mostro una cosa. Non so se vi ricordate, ma la seconda passata sulla nostra parete era stata terminata e il risultato è splendido, mamma mia, è venuto abbastanza bene, ci piace. C'è ancora qualche piccolo difetto, ma lo ritoccheremo alla fine quando completeremo tutti i lavori nella struttura. Però sono molto contento perché il colore ci sta, ci piace, e è questo. Quello che faremo oggi sembra semplice, ma non lo è, perché su questa finestra, oltre al colore vecchio, dobbiamo rimuovere anche l'impregnante che è stato buttato su per proteggere appunto il colore. E sarà un'impresa, perché si incollerà tutto sulla nostra carta vetrata e mi causerà un sacco di problemi, di fastidi. Iniziamo così. Test numero 1. Via! Ah! Si tosta! Mannaggia la miseria, sono sudato, mamma mia, voglio, è tosta. Sto perdendo acqua, mamma mia. Non so voi come ve la state vivendo, ma qua da me, raga, non si può. È davvero caldo. La cornice esterna della nostra finestra è stata pulita ed eccola qua. Adesso non mi resta che fa la cornice interna più tutta la cosa qua che c'è ancora da... Oh, mamma mia. Ciao, Patch. Eccoci qua. I rischi del mestiere. Niente, ci riesco, ma ci vuole davvero tanto, tantissimo tempo per finire il tutto. Sto ancora alla prima finestra
C'ho ancora da fare la posticina ed è un casino. Momento. Batteria scarica. In questi giorni, per evitare che la batteria si rovinasse, l'ho staccata dal pannello solare e non era carica al massimo. Mannaggia la miseria, perché? Ho quasi finito di scartavetrare la prima finestra, non sto andando in profondità, l'importante è aver tolto il lucido, così almeno la vernice nuova aggrappa meglio. Mannaggia, ho ancora tanto lavoro da fare. E questo attrezzo mi serve. Approfitto della luce che ci resta per caricare un altro po' la batteria, con la speranza che mi basti per lavorare sull'altra finestra. E nel frattempo continuiamo a mano. Visto che siamo in attesa che tutto si ricarichi, direi di iniziare subito a dar colore alla prima parte della finestra. Ragazzi miei, ho già messo lo scotch dove non devo passare e io spero vivamente che il tutto venga, che è una meraviglia. È arrivato il momento di mostrarvi il colore e che schifo. Diluiamo il tutto con un po' di acquaraggio. Iniziamo. Ti prego, vieni bene. Ah. La prima passata è stata data e al momento ha un effetto retro. Sembra una finestra antica, però devo dire che ci piace. Devo rimuovere ancora tutto lo scotch, fare la seconda passata che rimuoverà tutta questa parte più scura. Però dai, non sembra male, no, non sembra male. Caccia polvere! Che l'ha scelto il chiaro? Chi è che ha scelto il chiaro? Non andava bene così. Resisti un po', poco poco. Non ci credo,
con solo mezz'ora di ricarica siamo riusciti a terminare la finestra. Sì, che bello, mamma mia, non mi resta che impacchettare il tutto, metterla a posto e colorare anche questa. Finalmente entrambe le finestre hanno avuto la prima passata di colore ed eccole qua. Direi che è arrivato il momento di passare alla seconda passata, dato che la prima si è asciugata. Iniziamo da lei e poi passiamo alla seconda. Seconda passata data sulle nostre finestre, ma prima di mostrare il risultato dobbiamo intervenire ancora una volta sulle nostre pareti, perché voglio abbellire il tutto e quindi ho comprato questo lucidante, un panno da gabinetto, ora vedi quello che non si sa, e direi di provare a fare una cosa particolare. Le nostre pareti sono state tutte belle tamponate. Ragazzi miei, mamma che bello, è cambiata totalmente, mamma che bella, peccato che c'è pochissima luce, ma vi assicuro che l'effetto è bellissimo. Vediamo un po' se si vede da qua, così più o meno, però comunque ragazzi miei, l'effetto mi piace davvero tanto tanto. E visto che ci troviamo, direi che è arrivato il momento di mostrarvi anche la finestra. E meno uno. Ragazzi miei, sono pronto a mostrarvi il mio capolavoro. E 3, 2, 1 e ta-tan! Eccola qua, la nostra finestra finalmente è pronta, è bicolore, cioè bianco e qualche rimasuglio del marrone della vecchia finestra. Ci sono dei piccoli difetti, ma non è un problema, con un po' d'acetone si rimuovono facilmente, però sono contento, dai, mi piace. È abbastanza pulita come finestra, abbastanza abbinata con tutto il resto della catapecchia. Ovviamente qui ci sono le mie gocce di sudore, eccole qua, e niente, che ne dite? Vi piace? Sembra una finestra più da casa fatta come si deve o fa schifo? Fatemi sapere! Ragazzi miei, io direi che anche oggi è arrivato il momento di concludere questa giornata. Devo andare subito ad annaffiare le piante perché è l'ora giusta. Ho visto anche qualche serpente che gironzolava qua intorno, quindi è meglio per il momento andare via. Però sono molto, ma molto felice del risultato avuto oggi. Le pareti sono belle lucide, la finestra è cambiata totalmente. Sembra davvero una finestra da casa, quindi ci sta. Dimenticavo, devo fare altre piccole modifiche, ma devo aspettare che si asciughi il tutto, perché voglio rendere di color oro questi fermagli e anche la maniglia. E a parte questo, con lo stesso colore, ma questo me lo dovete dire voi, vorrei farci qualche disegnino molto molto leggero per abbellire il tutto, o io, che ne so, qualcun altro glielo faccio fare. Fatemi sapere se vi piace la nostra finestrella, fatemi sapere se anche l'effetto sulla parete vi piace e se l'avete fatto anche voi a casa vostra. Diciamo che adesso non si vede, ma prossimamente ve lo dimostro. E niente ragazzi miei, se anche quest'altro video vi è piaciuto, non dimenticate di mettermi mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Adesso io vado a casa, mi faccio una bella doccia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!